Allora, prof, come sta andando questo le scuola? Le partite sono tante, vi divertite immagino? Moltissimo. In effetti abbiamo iniziato da 15 giorni forse e noi nello specifico abbiamo perso tutto, a parte ieri con il Junior che siamo riusciti a vincere. Però come sempre il torneo è molto ben organizzato, abbiamo dei referenti sempre pronti a rispondere ai nostri problemi, ai nostri quesiti e quindi insomma è un torneo sempre positivo e vincente. Quanti anni fa la scuola come insegnante? Io da 4, sono subentrata un mio collega e ho preso la squadra maschile della scuola, poi abbiamo anche la squadra femminile e devo dire che abbiamo un incremento di atleti ogni anno. Quindi è una cosa buona, infatti questo è il primo anno che facciamo due concorsi, diciamo, sia Juniores che Open. Questi 4 anni c'è una soddisfazione in particolare che mi piace ricordare? L'anno scorso per esempio abbiamo passato il primo turno, che è uno scoglio, sembra niente, ma è una grande soddisfazione. Poi ovviamente la differenza alla fine lo fanno gli atleti che sono veramente tecnici, che sono agonisti e quindi se non li hai. Però devo dire, nella mia scuola la cosa buona è che anche tanti dilettanti vengono a giocare e insomma è buono per la pallavolo in generale. Un po' il gruppo di quest'anno, come si è formato, insomma come stanno rispondendo i ragazzi? I ragazzi sono gli stessi che c'erano l'anno scorso, più 3 o 4 inserimenti, sono quelli più piccoli, primo e secondo anno, anche perché abbiamo perso tra virgolette quelli un po' più forti che erano del quinto e quindi non hanno la possibilità di allenarsi più di tanto. Fortunatamente alcuni giocano nella stessa squadra e quindi meno male si conoscono, però è complicato riuscire anche dati i tempi, dati gli impegni scolastici che hanno, è un po' complicato insomma riuscire a combinare tutto quanto. Ci proviamo, ma più che altro per loro, non per me. Da professore perché scegli di fare ogni anno con le scuole? C'è una motivazione in particolare che la spinge? Perché io sono arrivato qui 4 anni fa e a livello di volley, pallavolo non c'era assolutamente nulla, i ragazzi me lo chiedevano e alla fine ho detto vabbè partecipiamo, proviamo. Ripeto, ho un buon gruppo, ragazzi bravi apposta che si impegnano sia a livello scolastico che durante le ore di attività motoria, solo per